Ciao ragazzi, oggi con voi ricorderò una partita importantissima vinta 2 anni fa sul campo di Firenze. Di quella partita sicuramente mi ricordo la felicità nell'averla vinta, ma anche l'emozione dell'averla giocata davanti a così tanto tifo in trasferta da parte dei nostri Old Lions e Montecatini. Mi ricordo davvero delle scene incredibili da parte dei nostri ultra. E fu una partita sicuramente bella, ma soprattutto perché mise un punto esclamativo sulla salvezza che poi abbiamo ottenuto dopo. Perché comunque da quella partita in poi abbiamo cominciato a veramente, dopo un periodo un po' altrenante, a giocare a pallacanestro, a giocare insieme, a essere un gruppo non solo fuori dal campo, perché veramente ogni volta voglio ricordare che eravamo un gruppo straordinario, ma anche dentro il campo. E quindi niente, me la vedrò con voi e spero che come me abbiate ricordi stupendi di quel giorno. Ma come ogni anno, come ogni partita, a Montecatini quell'anno, perché io ho dei ricordi veramente bellissimi. E quindi un saluto e un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao a tutti, sono Samuele Moretti. Oggi rivediamo insieme forse uno dei, se non il più bel ricordo di quell'anno a Montecatini, e cioè della bellissima vittoria che facemmo a Firenze contro la Fiorentina. E una vittoria sofferta dal primo fino all'ultimo minuto, una vittoria che sicuramente è nata dal gran lavoro che facemmo sia in settimana sia quella domenica. Una vittoria che fu una vittoria di gruppo, una vittoria voluta, e grazie anche all'apporto e al supporto che ci diedero i tifosi, come ovviamente come lo hanno fatto per tutto l'anno. E sicuramente quella vittoria ci ha dato quell'input in più, quella forza in più, quella mentalità che ci ha permesso di finire il campionato nel miglior modo possibile, di salvarci contro la Virtus Siena. E con questo bellissimo ricordo vi saluto, vi mando un caloroso abbraccio da qui, da Capodorlando della Sicilia, e speriamo di rivederci presto, tutti insieme a Montecatini. Allora, benvenuti dal palazzetto di San Marcellino, Firenze Sud. Si va a giocare un derby di pallacanestro che si annuncia al Calor Bianco. È la 23esima giornata del campionato di Serie B, Girone Ovest. La All Food e Fiorentina Basket riceve in un derby particolare per coach Nicolai la sua Montecatini. Allora, qualche piccolo cambiamento rispetto alle formazioni annunciate qualche minuto fa per la Fiorentina: Drocker, Vico, Bastone, Savoldelli, Bargi, Iattoni, Berti, Ciacci, Touré, Banti, Bianconi e Udom, allenatore Nicolai. Per Montecatini, Ciervo, Meini, Ciervo, Meini, Mucci, Pellegrini, Galli, Zanini, Moretti, Marengo, Cipriani, Maresca, Giorgi, Giuliani, allenatore signor Tonfoni, gli arbitri Marsulli e Berlangeri. Negli anticipi di ieri, come detto, Oleggio ha battuto Borgosesi a 69-67, Omegna ha battuto Varese 84-58, Legnano ha vinto a Siena, San Giorgio sul Legnano ha vinto a Siena 81-58, completano il quadro della giornata il derby toscano San Miniato-Empoli, Cecina-Pavia, Domodossola-Piombino, e qui a San Marcellino, Fiorentina Basket e Montecatini. Allora, la musica vede, aggiornata ieri sera, Piombino e Omegna
34, Fiorentina Basket, Saminiato 32, San Bernardo Alba e Legnano 28, Vigevano 26, Empoli 24, Pavia 22 con Varese a 20, Borgosese a Oleggio a 16, Montecatini 12, Cecina 6 di Siena e 2 di Domodossola. Buon pomeriggio dunque da Stefano Ballerini e dal canale 196 di Tele Firenze Viola Supersport. Allora andiamo a scoprire quello che è il quintetto iniziale fiorentino. Ture, poi abbiamo l'11 di Iattoni, Capitan Berti, questo, poi abbiamo Vico, questo, e Banti per Firenze. Allora il 6 di Meini, il 12 di Moretti, poi abbiamo il 10 di Galli, il 22 di Giorgi e il 13 di Marengo per Montecatini. Prima azione di Firenze, Berti per Vico, lo scarico alla bomba e andiamo subito così, 3-0 Firenze, la bomba di Sebastian Vico. E allora 3-0, 9-28, inizia con una palla poi recuperata da Firenze, quella di Vico, ancora Vico, si ferma, voleva tirare da tre, Ture sotto, schiacciato per Banti, si fa vedere Vico, Banti entra nel pitturato, semigancio, non va, rimbalzo del numero 22 Giorgi, peccato, abbiamo rischiato di andare 5-0 e poi Montecatini manda a segno Giorgi, appoggio a tabella andato, 3-2 Firenze, derbissimo a calor bianco, Vico da 3, peccato, dà l'impressione di poter toccare il ferro buono ma poi viene sputato fuori, bomba di Vico mancata. Allora la penetrazione di Montecatini, segna dopo un errore di Marengo, 4-3 Montecatini, è passato in vantaggio lo scivolone di Touré che ha liberato il passe per Marengo, prima conclusione sul ferro, il tapin dentro, un punto di vantaggio Montecatini, 8-23. Allora Vico va al tiro, Vico in equilibrio precario, sbaglia, allora si è preso tutti i tiri Vico per adesso, dalla prima bomba ai tre errori successivi. Allora Montecatini che attacca, sono praticamente ai limiti della zona dei tifosi di Montecatini, il tiro sbagliato di Marengo, il rimbalzo a Firenze, Berti arremba da destra, riapre fuori Vico, Vico si incunea, Vico è tradito dal rimbalzo sul ferro esterno che gli ribatte il tiro, quarto errore di Vico dopo la bomba, andiamo Maluccio, c'è la cavalcata di Berti sulle spalle del povero Moretti che frana a terra. Allora c'è la protesta della curva di Firenze iniziale, non avete ascoltato, ecco il risultato, probabilmente è quella domanda che avevo fatto anch'io, perché non si è anticipato questo match al sabato quando poi nella domenica l'80% dei tifosi del Curvino ha scelto di andare a vedersi il match del Franchi, e per andare al Franchi alle 8:30 devi andare via alle 6, se no non troverai mai il posto di parcheggiare. Allora congettura del dopo, Banti, Banti, Banti si gira con una mano, Banti la va a mettere dentro, e allora 5-4 Firenze, ripassiamo avanti di un punto. Montecatini, il tiro di Meini è sbagliato, il rimbalzo difesa Firenze, scappa via Touré, 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 si incunea, si ferma, sospensione, Touré, due punti anche di Modena Touré, la settimana scorsa 22 in quindicesima, la bomba del numero 13 Marengo, 7 pari, 6-42, inizio scoppiettante, Vico, Touré, Berti, sotto canestro, Banti, si avvicina, Banti,
si gira la finta avanti con una mano sola, Semi la riprendiamo, Ferti da tre, ancora Ferro e poi guardami questo cosa manca, incredibile, il canestro mancato da solissimo da Marengo, che regalo per Firenze, 7 pari, Marengo e il canestro, Marengo scatta in terzo tempo e deposita sul ferro, Berti tiro da tre, adesso è Berti che si è preso 2 tiri di seguito sbagliandoli da tre, uno da sinistra, anzi uno da destra e poi Berti, contropiede di Berti sul palla persa Montecatini e allora Tonfoni ha un nervo per capello, chiama immediatamente time out perché l'errore di Marengo è stato clamoroso, la palla persa in confusione, la rubata di Capitan Berti che è andato da solo a mettere l'appoggio a tabella ridandoci il vantaggio di 9-7, 5-50, non siamo ancora a metà del primo quarto. C'è un abbastanza pubblico a San Marcellino, ma non quello per un derby come Firenze e Montecatini, larghi vuoti sugli spazi, soprattutto in curva, poche presenze, c'è un cartellone. E se magari il buon Pitone me lo può inquadrare, non avete ascoltato, ecco il risultato. Senza tifo Firenze, pensiamo per il stretto inizio di gara, perché molti della Curvino sono in tribuna, lato opposto alle nostre telecamere. Lancio un monito, rivoglio vedere il mio striscione del pool Firenze Viola Super Sport. Tirato fuori a fine partita, me lo vado a prendere, butto giù dall'armadio tutti gli striscioni, finché non trovo il mio lo riappendo e da questo microfono dico che nessuno più mai qui a San Marcellino si azzardi a togliere via lo striscione del pool Firenze Viola Super Sport. È un monito e non lo ripeto più, non fosse altro perché forse non si è capito chi è che comanda qui dentro. Il tondone di Firenze Viola Super Sport regalatomi da Paolo Ricci e da Marco Calamai degli Over the Limits è lì a dire che qui comanda il pool Firenze Viola Super Sport. Grazie, allora ha provato lo slalom Vico, fermato irregolarmente sotto la plancia di Montecatini, Vico ai tiri liberi, dentro il primo di Vico, quarto punto di Vico, intanto continua ad arrivare alla spicciolata ancora un po' di pubblico, secondo libero di Vico, sbagliato, peccato, 4 di Vico, 10-7 Firenze, più 3, Galli in palleggio per Montecatini che attacca da sinistra a destra, palla ricevuta da Moretti che riallarga fuori, il tiro da tre da sinistra lo viene messo dentro da Zanini, 3 punti di Zanini, 10 pari, bomba su bomba. Allora Vico servito da Berti, Banti, Berti avrebbe un'idea tirata da tre, lo dai a Toni, Ferro, rimbalzo Montecatini nonostante abbia provato a toccarla a Toni, Galli davanti a lui, Vico, Galli si intromette, poi il fallo, la spallata di Iattoni, fallo Firenze, allora 2 falli Firenze, 1 fallo Montecatini, 4-44, cantano i tifosi di Montecatini, vorrebbero la rivalsa dopo la sconfitta dell'andata. Allora vediamo cosa succederà, la rimessa di Marengo, Meini, la palla scaricata a Maresca, Maresca prova a far girella, poi il rimbalzo e
l'ultimo tocco è di Marengo, che ha lottato strenamente con Banti e Berti per prendersi il secondo rimbalzo dopo l'errore di Maresca. L'ultimo tocco è Montecatinese, rimessa a Firenze a 4-28, punteggio in parità, 10 di pari. Berti, Banti, arriva Savoldelli. Savoldelli si arresta, il tiro di Savoldelli rincorre la palla ribattuta dal ferro Banti e la allarga per Touré. Touré si alza da 3, ancora un ferro da 3 per Firenze, rimbalzo Montecatini. Andiamo a Maluccio. Dopo la bomba di Berti, niente più dalla lunga distanza, attacca Montecatini. Marengo da destra, ancora da 3, non ci prende Marengo. Il fallo difesa nella lotta per il rimbalzo di Capitan Berti sul numero 12 Moretti. Berti si va a spiegare con uno degli arbitri. Siamo saltati insieme, se ho letto il labiale. Via Berti, dentro Udom per Firenze. 5 con Nicolai. Udom va a piazzarsi nel pitturato. Allora, la rimessa di Montecatini e la rubiamo! Savoldelli! Bella la difesa di Firenze sulla rimessa Montecatini. Bastone da sinistra, la mette! Opla! Ciuffettino da 3, 13-10 Firenze. Seconda bomba Firenze, attacca Meini. La consegna a Moretti, Moretti l'intrufolata, va a tirare Moretti, sbaglia, rimbalzo di Touré, il fallo del numero 13 Marengo è un fallo intenzionale, allora libero per Firenze, rimessa a Firenze, l'occasione per fare il brecchino. Allora, fallo intenzionale di Marengo. Va a battere il libero conseguente Savoldelli. Dalle 13-10 Firenze al 13-7, cronometro fermo. Savoldelli ci illude, sbaglia il primo. Batte il secondo Savoldelli, lo insacca. 14-10 e poi andiamo alla rimessa, ci pensa Udom con Savoldelli pronto alla ricezione. Un suggerimento di Nicolai a Udom. Savoldelli, Udom di ritorno, si fa vedere Banti, l'appoggio di Banti con una mano, ferro ancora. Fallo in attacco di Udo che spinge per andare al rimbalzo. Via Banti, dentro Bianconi, preferito nella rotazione a Gino Cuccarolo. Allora Montecatini deve recuperare 4 punti quando entriamo nei 3 minuti fine del primo quarto. Allora Meini, Meini, Meini oltre la linea dei 6-25. La tiro di Meini, il fello lo respinge, si lotta al rimbalzo, la spunta Montecatini che va a un secondo tiro, 2.44. Moretti fa tutto bene tranne il tiro, appoggio sbagliato a tabella. Touré invece fa tutto bene, Touré 4 per lui, 16-10 più 6 Firenze. Va via Marengo. Fallo di Udome sul flash di Marengo. Allora 2.35, siamo a 5 falli contro 2 negli ultimi 2.25. Via Touré, dentro Vico che rientra. E ci sono i liberi per Marengo. Buono esaurito da Firenze, come dice lo speaker. Allora Marengo mette il primo. 6 per lui, metti anche il secondo, sono 7, 16-12, 4 di vantaggio per Firenze. Va via
Savoldelli, rilascia Pico, Bianconi che tocca il primo pallone, Savoldelli a destra, Bianconi riapre per Pico, a sinistra Udom che entra di Udom, va un appoggio al tabellone corto, il ferro lo respinge, Bianconi, scarpette rosse, si alza, cerca da tre, spigolino del canestro del ferro e pallone preso da Montecatini al rimbalzo difensivo. Meini, palleggio del numero 13 Marengo, marchiamo bene, poi però lasciamo un facile rimbalzo purtroppo a Moretti sotto la plancia sul tiro sbagliato a credo di Cipriani. 16-14, break Montecatini meno 2. Bello, bello, bello il taglio di Savoldelli per Bianconi. Bello, 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 mi piace. Appoggio a tabella di Bianconi, primi due punti per Corradino. Allora, più 4 Firenze, 18-14, 1-11, 70 secondi da giocare. La spaziata per la bomba da 3 da sinistra. La sbaglia il numero 17 Maresca, prendiamo il rimbalzo. Savoldelli, Vico si arresta quando voleva forse sparare da 3 e subito. Corradino Bianconi, Bianconi per Savoldelli da destra. Ferro cattivo perché gira invece di entrare poi esce. Allora Meini si alza da 3, Meini. Non c'è canestro, rimbalzo lungo da sulla destra di Savoldelli, 32 secondi, 18 per Firenze per andare al tiro. Pico non ci aspetta nemmeno un minuto, però sbaglia da 3, chiede fallo su un colpo alla mano. Allora, ultima palla, 15 da chiudere per Montecatini, Meini. Meini, 10 secondi. 7, 6, 5, 4, 3, Meini stoppato! Savoldelli, Savoldelli, no, no, è un tiraccio dall'impossibile. Primo quarto che si chiude, 18-14 Firenze. Allora andiamo immediatamente a mettere al referto Firenze Viola Supersport live.com. Di Vico. Allora parte la prima azione del secondo quarto, Firenze
Baldelli, sotto schiacciato per Bastone, fallo di Marengo su Bastone, fallo di Marengo su Bastone nel pitturato, spinta di Montecatini, la rimessa di Firenze, se ne occupa Mohamed Touré, l'eroe di Cecina. Allora, 9.36, sta per entrare Zanini, va via Marengo, ecco il cambio effettuato, istruzioni del caso, entra Zanini, andiamo a battere la rimessa dalla linea di fondo. Andiamo a 21-14. Poi la replica è di Montecatini con Zanini. Allora, Savoldelli, Touré, Bianconi. Le percussioni di Bianconi, lo slarga Maresca. Fallo Montecatini, è il secondo fallo di Montecatini nel secondo quarto, 2-0. 21-16, più 5 Firenze, 9-05. La rimessa di Touré. Bastone, tutto troppo semplice, come prima. Dorme Montecatini, facile il 23° punto Firenze, Galli. Galli, Cipriani, lo marca Savoldelli, Moretti sfugge lì per lì a Touré, passaggio, Moretti va sotto la plancia, si alza Moretti e in buca, 4 di Moretti, 23-18 a Firenze, Nico nelle funzioni di play, blocco di Bianconi, scappa a tutti e la mette eludendo con lo slalom vincente, le mani alzate di Montecatini, 25-18 più 7 Firenze. Galli cerca l'incuneo, lo fermiamo, la recupera Bastone per Savoldelli, Vico, ancora Vico che va via da solo, 27-18 più 9. Break Firenze in apertura di secondo quarto. Galli lo guarda, Bianconi si alza, Galli bomba la tre, ma dormiamo al rimbalzo catturato da Montecatini, poi sotto la palla per Zanini, Maresca, fallo arbitrale, fallo di Savoldelli nel cuore del pitturato fiorentino. Allora, via Savoldelli dentro Drucker, cambio regia, 27-18, 7-38. Discussioni. Allora, due falli Montecatini, un fallo Firenze, rimessa Montecatini di Zanini sotto la nostra plancia. Allora, palla al team termale, la rimessa va a buon fine, fallo di Drucker immediato, fallo su Maresca che rende un bel po' di centimetri a Drucker, altra rimessa, due falli a destra, ancora Zanini, bello il gioco di Montecatini, dai e vai con Maresca per Zanini, facile appoggiare a canestro i punti delle 27-20 più 7 Firenze. Allora Vico si alza, Vico stavolta sbaglia, ma Bastone è lestissimo, da Pindi Bastone al rimbalzo, 29-20, bravi ragazzi. Allora Zanini, la rubiamo, fallo 11, allora fallo di Zanini sulla rubata di Firenze, se ho capito bene.
Allora, la rimessa di Drokel da sinistra, 7-0-2, 29-20 Firenze, rimessa di Drokel, l'abbiamo rubata, e poi il fallo di Montecatini. Drokel, schema 2, avanti. Gianmarchino, forza. Vico, si fa vedere, Vico, scarica per Corrado Bianconi. Il fallo sotto la plancia di Montecatini e di Giorgi. Terzo fallo a Montecatini, 3-2. Ai liberi Bianconi che si è portato via il 22 che lo ha, gli è franato alle spalle. Liberi per San Corradino. Allora, Corradino non va. Sbaglia il primo Corrado. Vediamo il secondo. Dentro il secondo. 5 per Corrado, 30-20, massimo vantaggio Firenze, più 10, 30-20. Allora, Galli vuole difesa ferrea, Andrea Nicolai, perimetramente va Montecatini e poi perde la palla a Zanini. Fucilata del servizio a Zanini che se la fa scappare di mano. Rimessa a Firenze, 30-20, ma abbiamo la palla, un free ball da giocare sulla palla persa da Montecatini. Drokel, schema 2, passo alla metà campo, Drokel, davanti a lui Meini. Drokel per Bianconi, ancora un fallo, fallo del numero 17, Maresca che si sposta l'anca. Allora, quinto fallo Montecatini dopo 4 minuti di gioco. Dentro Moretti, via. Via il 17 Maresca. Bianconi mette il primo. Vediamo il secondo di Corradino mio. Sbaglia il secondo, fa l'inverso di prima. 21-20, più 11, ne abbiamo messo un altro. Meini, Zanini, a sinistra, l'incursione, se eravamo bravi la rubavamo. Meini ancora una palla data a sinistra, si libera da 3 punti. Il numero 12, Moretti, non la prende. Palla che va direttamente sul fondo, non tocca nemmeno il ferro, il classico mattone. E allora 31-20, 5-54, ancora un free ball Firenze, vediamo se lo sfruttiamo a modino. Drokel, Bianconi, schiacciato per Vico, si alza il rimbalzo, è di Bastone, il fallo Montecatini sul rimbalzo di Bastone per portarglielo via. Il fallo del numero 22 Giorgi nel pitturato montecatinese. Via Giorgi, dentro con 15 Cipriani. Bastone ai liberi, vediamo. Va via Bianconi, rientra avanti. Panca sul sedere da parte di Cucci Nicolai. Allora Bastone, liberi per Bastone, va via il primo di Bastone. Insufficiente la via ai liberi per Firenze, vediamo se ci teniamo perlomeno il 50%. Sì, allora sono 12, 32. Bello la ricezione di Zanini che mette a canestro e arriva anche il fallo difesa Firenze di Bastone sull'ormai canestro di Zanini. Fallo buttato alle ortiche. Rilancio lungo, Zanini da solo, Bastone spreca un fallo. Non va Zanini per fortuna. Ma invasione nel pitturato da parte delle linee difensive di Firenze, non ci sta Nicolai che protesta.
Zanini può tornare a battere il secondo libero, anzi volevo dire il libero aggiuntivo, abbiate pietà. Drucker va a protestare con l'arbitro. Allora, Zanini al libero supplettivo. San Giovanni lo mette. 32-23, meno 9 Montecatini che rimonta qualcosa. Via bastone dentro Iattoni per Firenze. Allora, la rimessa di Touré, abbiamo sprecucchiato qualche cosa negli ultimi minuti. Drucker, via, affrettiamo ragazzi. Touré, Drucker, Iattoni a destra, Vico. La bomba che non va. Vola in cielo Touré a prendere il rimbalzo, seconda soluzione all'attacco per Firenze. Vico ancora. Vico che scappa via e poi si allunga la palla. Chiede l'ultimo tocco Montecatini, ma è lui che si fa sfuggire la palla. Vuole troppo Sebastian, palla persa a Firenze. Meini per Galli, attacca Montecatini da destra. Zanini centralmente, Meini a ricevere. Banti, Banti, Meini si alza e imbuca Meini. Primi punti di Meini, 32-25 più 7 Firenze. Drucker chiede di Zanini. 18 con la rimessa a Firenze di Drucker da destra. Drucker, Touré. Touré si alza da 3, Touré. Il rimbalzo è di Banti, ancora Touré, ci riprova da 3 e ancora non la mette, vola Iattoni. Secondo rimbalzo consecutivo Firenze, parte stavolta Vico. Ancora un tiro sbagliato di Firenze, 3 errori di seguito, non va. Non va assolutamente bene, abbiamo sprecato l'insprecabile, adesso palla Montecatini. Cipriani da destra, da 2, 32-27. Ancora un errore Firenze, ancora una palla persa. Chiama palla Meini, il passo all'indietro, fallo, fallo di Banti sull'intercetto di Iattoni che era andata a contender palla a Moretti su una palla semivagante. 32-27, breccone di Montecatini che ha rimontato parte del maxi svantaggio e adesso time out in campo. 3-56, 32 Firenze, 27 Montecatini che ha già esaurito il bonus falli laddove Firenze ne ha 4. Di qua e di là San Marcellino battono quelli delle poche presenze, battono quelli degli ultras di Montecatini nello spazio a loro adibito. Sventolano i vessilli rosso-blu. Si riprende, 3-56. Allora, la rimessa di Montecatini sotto la plancia di Firenze. La palla lunga a trovare Zanini, poi Moretti, Meini, Meini, si incunea Meini. Fallo sul flash di Meini che deposita canestro, canestro annullato. Fischio.
fischio che aveva anticipato l'irruzione a canestro di Maini. Due liberi, ma non c'è canestro più libero aggiuntivo. Due liberi per Maini. Attenzione perché Montecatini si sta riavvicinando pericolosamente. Allora, Maini, terzo di Maini, 32-28 più 4, temo che saranno 3 poi. Maini, 4 di Maini più 3 Firenze, 32-29. Allora, lì avanti rientra Bianconi, la rimessa palla a Savoldelli, lo bracca Cipriani, passa la metà campo di corsa Savoldelli, poi si ferma. La strattonata su Picco che voleva scappar via, fallo Montecatini del numero 10, Galli. Allora Montecatini ha esaurito il bonus, Vico può andare in lunetta per i liberi. Allora vediamo se Sebastian ce li imbuca e ci ridà un po' di fiato di vantaggio. Liberi per Sebastian. Sbaglia il primo Sebastian, andiamo malissimo con i liberi. Tranquillo Sebastian. Dentro il secondo, andiamo per 50%. Via Zanini dentro Maresca per Montecatini. 3-37, 33-29 Firenze più 4 di vantaggio. Moretti, la percussione, Maresca liberato da Maini, Maini che riceve di nuovo indietro il pallone nel dai e vai, Maini lo bracca Bianconi, Maini si alza, rimbalzo Firenze, scivola Maini, va via Vico, Savoldelli, Touré da destra, la bomba di Momo Touré, 39, 36-29 più 7 Firenze, time out in campo. Dopo tanti errori da 3, piedi per terra di Touré ed è un canestro da 3, tutta in rima baciata. Presa 3-0-9, 189 secondi per andare al pit stop lungo qui a San Marcellino. È arrivata qualche altra anima sulle scale dell'impianto qui di Firenze Sud, ma il grande, grandissimo pubblico per un derby come questo di Serie B un po' manca, perché molti sono rimasti attratti da Fiorentina Inter alle 20:30 e se non vai allo stadio con un po' di anticipo non parcheggerai mai. Allora 3-0-9, allora riparte Montecatini, la rimessa affidata a Cipriani per Maini. Cipriani che passa alla metà campo, Moretti, Maini. Allora Maini in palleggio, gli si propone Touré, il passaggio per il numero 10 Galli, palla sotto a Moretti, Moretti si rivincola, va a siglare il suo sesto punto, 36-31 Firenze. Iattoni, la palla a Bianconi, alta con la manona, la riceve, schiacciato a terra per Vico, vediamo cosa inventa Vico. Vico, Vico, Vico si avvita, sguscia via e va a appoggiare il sottomano. Due punti di Vico, 38-31 più 7 Firenze. Maini lascia Galli, Galli per Moretti, Moretti, Moretti si incunea, stava per rubare Touré, poi Moretti ha
ragazzi, non è Moretti, è Cipriani che va a prendere il canestro e trova il fallo di Iattoni. Allora, Cipriani, 4 di Cipriani più il libero, esplode il curvino montecatinese su questa possibile azione da 3 per i termali. Tifosi montecatenesi che hanno due belle more in prima fila a fare il tifo. Allora, tiro libero aggiuntivo per Montecatini. Cipriani. In buca Cipriani. Azione da 3 Montecatini, 38-34 e siamo di nuovo solo con 4 di vantaggio. Savoldelli. Savoldelli. Rimbalzo di bastone fermato dal numero 15 Cipriani nel pitturato, bravo bastone a prendere in cielo questo rimbalzo decisivo, si guadagna la battuta dai liberi conseguenti per salire a quota 40, vediamo se siamo bravi. Va dentro il primo di bastone. Secondo di bastone imbucato anche questo, 40-34 più 6 Firenze a 1-54. Meini, da 3 Meini, trova la bomba Meini, 40-37 meno 3 Montecatini. Savoldelli, Corradino, Bianconi cerca la linea di fondo, la sporcata di Montecatini, la deviazione è di Maresca, rimessa a Firenze a 9 secondi, ci pensa il capitan Berti, anzi no, Savoldelli, Berti indica come fare la rimessa, Bianconi, da tiro sbagliato di Bianconi che riceve una manata. 40-37, 1-24, Meini sotto, schiacciato a terra, Moretti riapre, la spiazzata a destra, la stoppata di Bianconi. Rimessa a Montecatini da destra con 10 secondi, mi sono perso colui che si è beccato la stoppata coperta dai tifosi di Montecatini, rubiamo la rimessa, era Cipriani, brutto l'appoggio a tabella di Berti che vuole fallo, poi il tapin sbagliato di bastone, ma c'è il tapin di Bianconi, anche questo non perfetto, ma arrivano i liberi, fallo su Bianconi a 1.07, 67 secondi. Bianconi sbaglia il primo. E sbaglia anche il secondo, male. Malissimo ai liberi oggi, malissimo. Abbiamo regalato perlomeno 10 punti di possibile vantaggio dai liberi. Dobbiamo soffrire. Allora, la bomba cercata da Marengo, non trovata, rimbalzo Firenze, Berti, 44 secondi. Touré, la bomba di Touré, sotto canestro non va, rimbalzo di Corrado Bianconi, Touré, Berti ancora da 3 da destra, ancora la palla che fa il giro ed esce. Anche sfortunati, Marengo, passi sotto canestro per Moretti e ci va di pacca. Marengo va a protestare sul passe addebitato a Moretti. Rimessa a Firenze, allora da sfruttare gli ultimi 27 secondi, ne abbiamo 24. 40-37. Montecatini ha rubicchiato passo passo un po' di punti. Remontata che ha portato il team montecatinese a meno 3. 40-37, ultima palla del secondo quarto per Firenze. Berti per bastone, l'incugno di bastone. Berti.
le palle in elevazione in terzo tempo, bastone per andare a depositare, la palla gli sfugge di mano. Allora, 24 secondi, 10 alla fine, ultimo possesso, Montecatini. Galli. Vorrebbe far tutto Galli. Vai a bucare Galli. Allora, si chiude il primo tempo. Firenze lo porta in vantaggio negli spogliatoi, ma dal maxi vantaggio al minimo vantaggio di 40-39. Undici per Vico, 10 per Bastone, 1 per Savoldelli, 2 Berti, 7 Touré, 2 Banti, 6 per Bianconi che ha sbagliato 4 liberi su 6, male. Allora, Meini, 7, Galli, 2, Zanini, 10 in doppia cifra Zanini, Moretti 6, Marengo 7, Cipriani 5 e Giorgi 2 per Montecatini. Queste le statistiche, grazie mille. Allora andiamo a rileggerle. All Food che conduceva al quinto 32-23, al ventesimo vantaggio minimo di 40-39 con 14 su 39 dal campo, 10 su 22 da 2, 4 su 17 da 3 e 8 su 16, il 50% ai tiri liberi. Montecatini mette 15 su 34 dal campo, 12 su 21 da 2, 3 su 13 da 3, mentre ai liberi la squadra termale è perfetta, 6 su 6. Allora, purtroppo, ripeto, abbiamo dilapidato buona parte del vantaggio. Andiamo a mettere il punteggio sul nostro sito di riferimento, metà partita, 40-39. Purtroppo così, primo quarto 18-14, secondo quarto.
Allora, siamo di nuovo collegati da San Marcellino, si sta per esaurire l'intervallo del pit stop lungo tra il primo e il secondo tempo. Fiorentina Basket che ricomincerà in vantaggio di un punto, 40-39, laddove al quinto era 10 pari, al ventesimo più 4 Firenze 18-14, al quindicesimo vantaggio di più 9 per la truppa di Nicolai sul 32-23. Abbiamo finito gli ultimi 5 minuti del secondo quarto, facendoci rimontare un po', abbiamo finito in corsa tenendo un punto solo di vantaggio. Allora, gli aggiornamenti dagli altri campi. A metà partita è iniziata Domodossola più tardi, quando noi andiamo a esaminare i referti che arrivano dalla Lega Basket. Piombino che vince a Domodossola 20-14, Cecina che vince in casa 42-36 con Pavia, San Miniato che conduce con Empoli 35-30, San Bernardo Alba Vigevano 34-38 a Firenze. La All Food Fiorentina Basket è in vantaggio per 40-39. Grande il tifo montecatenese, con i tifosi sistemati proprio sopra la panchina termale. Firenze che ha scelto nella rotazione di questo appuntamento di fare a meno di Cuccarolo. Da quando è arrivato Touré, il rinforzo internale, il roster di Firenze deve girare, e a turno uno dei big, di quelli che hanno iniziato il campionato, deve far posto, perché dobbiamo andare a mettere a referto anche gli under, che nella fattispecie sono Drocker, Bargi, Eudom e Ciacci, 4. Allora, pronti per ricominciare. Messaggio subliminale ai dirigenti della Fiorentina Basket: fate saltare fuori il mio striscione di Firenze Viola Super Sport, lo riappenderò. Male che vada, vengo qui domani pomeriggio, mi cerco il mio striscione, lo riappendo, e chi si prova a rilevarlo subisce le dure conseguenze della legge delle pool Firenze per lo Supersport, fondato da me il 29 febbraio del 2016 e che ha portato alla vittoria a Firenze in quasi 3 anni di lavoro, 15 titoli nazionali. Solo io e le mie squadre l'abbiamo potuto fare. Allora, pronti con Vico, che scende in campo con Berti, Banti, Touré e Bastone. Allora, Marengo, Meini, il numero 10 Galli, il 12 di Moretti e il 22 di Giorgi per Montecatini. Allora, partiti, 40-39 Firenze, or su ragazzi belli, su Bastone, Vico, blocco di Banti, Vico si alza e in fuga subito da 2, 16 per Vico, 14 più 2 di questo terzo quarto, 42-39. Allora Moretti che riceve palla, Moretti si incunea, appoggia al tabellone, non lo premia, rimbalzo di Vico, Vico lo schiacciato a terra per Bastone che si rivincola, passi per Bastone che non trova l'equilibrio, vorrebbe il fallo e invece gli appioppano il passi, 42-39, 9-18, Galli in palleggio, Galli sbaglia a sinistra davanti Bastone, Meini lo bracca, Touré palla in mezzo, Moretti fallo di Vico che dice lui muove i gomiti, io gli metto la mano, fallo della mano e non fallo di sgomitata. Va a protestare anche nei giusti modi Fanti, e arriva anche la protesta laterale di Nicolai, sommessa, rimessa a Montecatini Galli. Fallo di Touré sull'irruzione sotto la plancia di Giorgi che va ai liberi, fallo di Touré, primo fallo di Touré. Allora Giorgi ai liberi, lo fallisce. Mette
il secondo, 3 per lui, 42-40, 2 punti di vantaggio a Firenze. Capitan Berti lo segue come un'ombra. Meini si fa spazio, Vico, tiro di Vico, Ferro, palla che fa mezzo giro ed esce perfettamente. Ci vuole un po' più di calma, un po' più di calma. Meini allunga la mano, bastone per intercettargli il palleggio, fallo di bastone. Attenzione, 8-42, 3 falli Firenze, nessuno Montecatini, brutto viatico. Rimessa di Marengo, pronto Bianconi. Meini, la palla a Zanini, appoggio a tabella, canestro di Zanini. 42-42, bastone, bastone a sinistra, vorrebbe tirare da 3, Moretti, bastone. Con una mano bastone, si alza in buca, bene, bene. 12 per bastone, 44-42, 8-16. Possesso Montecatini. Va a mettere il Frode Meini. 9 per lui. Scappa Banti. 4 per Banti, non c'è un attimo di riposo. 46-44 Firenze, frastuono di trombe a San Marcellino. Brutto l'appoggio di Zae, il primo appoggio di Giorgi che poi corregge a canestro di Tapin. 46-46, non abbiamo difeso bene, abbiamo lasciato il Tapin. Guarda cosa mi sbaglia avanti da solo, non è possibile. La ruba Vico, bene così. Moretti non si leva, Moretti va a fare petto petto in velocità con Vico. Allora dentro Savoldelli e Bianconi, via Touré e via Banti. 7-23, inizio di secondo tempo scoppiettante. La rimessa a Firenze di Capitan Berti, vediamo che si fa, vedere chi si libera, scappa fuori Bianconi, ricezione, bastone, bastone, taglia Vico, blocco di Bianconi, Vico, vorrebbe la palla, bastone libero, Vico, blocco ancora di Bianconi, Vico, scarica per bastone che va all'appoggio al tabellone e invece sbaglia, bastone, bella la manovra, brutta la conclusione. Poi c'è il canestro di Marengo. Montecatini passa avanti, 48-46. Vico cerca di frustrare i suoi. C'è deviazione piede Montecatini, rimessa a Firenze, 19 secondi da giocare. Montecatini è schizzato in testa, 48-46 su un paio di errori di conclusioni fiorentine. Bastone riceve Vico, Berti, bastone, piedi per terra, la bomba di bastone, così bisogna ricevere, piedi per terra, prendi la mira. 49-48 Firenze, rimessa Montecatini, la palla a Marengo, Marengo, lo sfonda di Marengo, è rimasto fermo fino all'ultimo istante Berti per poi franare sulla botta di Marengo che non riesce a cambiare direzione. Buona la giocata per tempismo di Berti che ha scelto di rimanere sulla via senza scostarsi di un millimetro e a quel punto se il giocatore ti viene addosso è fallo di sfondamento chiaro come la notte di luna piena. Allora bastone, Berti, Berti, il dai e vai sotto la plancia, Vico deve riuscire dal pitturato, va a sinistra, arremba, Vico, 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 51-48 più 3 Firenze, Moretti, la palla di Moretti raccattata dopo che i piedi di Moretti hanno marcato la fettuccia di fondo campo, palla persa da Montecatini in attacco, via Marengo dentro Cipriani per i termali.
51-48, 5-56. Andiamo verso la metà del terzo quarto. Berti, bastone, Dico, blocco il movimento di Bianconi, la palla sotto, bellissimo il lob di Dico per Berti, facile facile. Per Berti, 53-48, la rimessa a lato campo, l'ultimo tocco è di Bianconi, allora due falli ospiti, tre falli Firenze, 5-53, mezzo tempo da giocare, la rimessa Montecatini, Moretti a destra, avanti, Berti, la rubata di Bastone che si fa trovare pronto, Bastone, l'incuneo, l'appoggio a tabella e andiamo, 55-48, Moretti, ancora lo sfondone di Moretti che va a colzare Savoldelli, fermo come una statua, movimento del numero 12 Moretti che va a colzare con Savoldelli, la rimessa di Firenze, allora free ball Firenze, la seconda consecutiva dopo il secondo sfonda di Montecatini, Mico Berti, arriva Bastone e ancora un canestro di Bastone che va a esagerarsi, 5 minuti da giocare, 57-48, più 9 Firenze, Moretti, 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 l'incuneo, Moretti sguscia lo stoppone di Bianconi, ultimo tocco di Moretti sulla deviazione di Bianconi, Bianconi e Bastone, grande difesa Firenze, time out di un disperato Tonfoni che si è visto scappar via Firenze da meno 1 dall'inizio terzo quarto al più 9 Firenze a 4-50. Bastone, 18 Vico per Firenze, gli autori del distacco. Raggiunto la pavia, 53-53, San Miniato stacca Empoli 44-34, Firenze in vantaggio 57-48, 4-50, si riprenderà free ball Firenze sulla terza palla persa di seguito da Montecatini, allora Capitan Berti, Savoldelli, schema 4, Savoldelli scappa a Cipriani a sinistra, Vico, Bianconi, la palla meravigliosa, il fallo sarebbe fallo su Berti, agganciato nel pitturato, Berti stacca, fa battere la palla addosso a Meini, rimessa a Firenze, 4-37, 11 da giocare la rimessa per Firenze, Berti, Bianconi, scarpine rosse da tre, che scalogna, la palla presa da Berti, il servizio sotto per Bastone, palla persa, peccato, ci è andata storta sulla bomba da destra, allora Meini, 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 fa tutto male, rimbalzo Montecatini, Zanini, 14 Zanini, 57-50, Vico, blocco di Bianconi, Vico arretra, poi decide di partire, butta la palla, fallo su Vico e quando Sebastian parte e devi fare fallo o lo lasci andare o per fermarlo serve il fallo,
3-56, 50-57, ospiti 4 falli, Firenze 3. Ha riequilibrato la situazione, via Vico esausto dentro Ture. Rimessa a Firenze. Belti spiega cosa fare per ottimizzare la rimessa. Fuori Bianconi, arriva Savoldelli alla consegna. Blocco di Bianconi. Savoldelli, Savoldelli, palla in mezzo alle gambe, Savoldelli! Giuff, 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 giuff di Savoldelli! 59-50, andiamo più 9! Canestro morbido, morbido! Cipriani! Maresca! Maresca! Arriva Meini, Bianconi, arretra Meini, Meini si alza da 3! Non trova, rimbalzo a Firenze, ma poi sbaglia l'appoggio nel tapin dopo averci rubato il canestro il numero 15 Cipriani, ma c'è fallo difesa a Firenze nella lotta sotto il nostro canestro. Cipriani va a battere due liberi, peccato perché il rimbalzo era di Firenze. Allora Cipriani è liberi. Cipriani mette il primo. 59-51 Cipriani alla battuta del secondo libero. Non va, l'ultimo tocco Montecatrini Maresca. Allora, mezzo free ball. Vediamo di ottimizzarlo bene. Scavare un 2 o un più 3 sul tiro libero. Invece va a farsi stoppare, a farsi chiudere Bianconi. Cipriani prova il tiro Cipriani, ma è piede sulla fettuccia e da 2. 59-53 più 6 e Montecatini si riavvicina. Berti, dobbiamo giocare al massimo. Berti, 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 Berti non va, rimbalzo Montecatini in difesa. Galli da 3, da sinistra, non va. Prende Meini, rimbalzo lungo a destra, sotto mano. L'appoggio, bello il movimento di Maresca. Primi due punti di Maresca, 59-55 e ancora Montecatini a roderci parte del vantaggio. Bianconi, Berti. Blocco di Bianconi, Berti si incunea, poi scarica a Bastone che si muove benissimo. Bastone, canestro di Bastone, 21 per lui, 1,53, 61-55 più 6 Firenze. Cipriani, 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 ferro, 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 Cipriani in sacca. 61-57 più 4 a Firenze, attenzione, Berti, Savoldelli, blocco di Bianconi, schiacciato per Bianconi, Bianconi se la vesticcia sui piedi e perde il possesso a Firenze, non sta nella pelle Nicolai, via Bianconi dentro avanti, applausi ma recriminazioni di coach Nicolai con Corrado. 25, 4 di vantaggio Firenze, 61-57. Piombino che deborda a Domodossola, 40-26. Cecina più 6 su Pavia, 59-53. Saminiato solo più 4 su Empoli, 47-43. La rimessa Montecatini, 1-25. 4 di vantaggio Firenze da difendere. Defense, defense, defense. Bastone che marca Cipriani, Cipriani si alza da 3 e trova la bomba Cipriani, mamma mamma. Va meno 1 Montecatini, 61-60, avevamo 9. Savoldelli, calma, calma, calma glaciale, Ture. Libera Touré, 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 Touré,
la sospensione di Touré, fuori tempo il tapin, cercato la bastone, rimbalzo Montecatini, il fallo di Touré che stringe la strada al numero 15 Cipriani, quinto fallo Firenze. E allora Cipriani dal più 1 a 42 secondi, cronometro fermo, va alla battuta dei liberi. Attenzione, momento topico. Cipriani sbaglia il primo. Abbiamo pagucchiato Benino. Cipriani al secondo libero. Va via anche il secondo, pagato benissimo. 61-60. Firenze, due liberi sbagliati da Montecatini in questo frangente decisivo. Touré, bastone, riceve bastone, Iattoni sotto mano per bastone, la bomba da sinistra, peccato, era entrata, ferro assassino a sputarcela fuori. 15 secondi, ultimo possesso Montecatini del terzo quarto. Anche sfortunati se vogliamo. Il canestro del numero 13 Marengo. Allo scadere del terzo quarto Montecatini di passo avanti 62-61. All'inizio del quarto quarto gli errori sono di Maresca, ancora un ferro assassino, attenzione, fallo difesa, fallo in attacco di Iattoni al rimbalzo. Allora 9:37, Montecatini ha palla in mano alla rimessa, vantaggio per 62-61. La sporcata di bastone in anticipo. Allora abbiamo levato un secondino a Montecatini che deve ripetere la rimessa. Fatta palla a Maresca che riceve. Cipriani a destra, lo marca Vico.
aperta per Gale, la bomba non va, rimbalzo di Vico. Vico salterebbe in slalom il buon Cipriani che gli frana addosso. Fallo, un fallo a testa, attenzione falli in questo quarto. Schema 4 alla rimessa suonato da Vico. Allora, rimessa Firenze, 9-14, 62-61 più 1, vantaggio Montecatini. Allora, chi scappa fuori Banti, che riceve? Touré, blocco di Banti, Touré, si alza Touré, e in buca Touré! 2 di Touré che va a 9, e vantaggio Firenze di un punto, 63-62. E Rubature, sbaglia l'appoggio e non trova nemmeno fallo. Che occasione ci siamo mangiati, la canestra e il tiro libero aggiuntivo, nell'uno nell'altro Galli, mamma che occasione gigantesca. Passi, era passi di Galli, grosso come una casa. Cipriani, si alza Cipriani, va a trovare il tiro da 2, Cipriani. A canestro da 3 Firenze, a canestro da 2 Montecatini, 64-63. Da Vico a Touré, fischio arbitrale, fallo Montecatini, secondo fallo Montecatini, rimessa lato campo Firenze, dentro di nuovo Maini, via Cipriani, dentro anche Berti. Arrivo in volata non adatto ai deboli di coronare qui a San Marcellino. Vico alla ricezione della rivista. Blocco di Banti a scorrere. Vico, si alza Vico. Banti, tiro di Banti, fallito da Banti e rimbalzo Montecatini. Andiamo male ragazzi. Abbiamo iniziato il quarto. Con troppi errori al tiro. Maresca, meno male non va Maresca, che si prende un secondo tiro, lo sbaglia e ci dona un rimbalzo difensivo, e stavolta a recriminare è coach Donfoni. Iattoni, il lob di Vico a ricevere, Iattoni, non è possibile, ancora un errore di Iattoni in un appoggio a canestro a ferro libero, incredibile. Maresca e si fa regalare. Dieci secondi, azione Montecatini. Galli svaria, Banti allunga la mano e Galli lo fredda. 4 di Galli, 66-63, urge la bomba per Firenze per riappaiare Montecatini. Iattoni sotto il lob per Banti, Vico da 3, non ci prende, prendiamo rimbalzo d'attacco con Iattoni, il canestro di Iattoni, bellissimo, primi due punti di Iattoni, un punto per Montecatini dal 66-65 a 6-29. Cardiotonici richiesti in tribuna. Galli, parte Galli, si arresta dietro a Maini, sotto per Zanini, fuori per Galli, ancora la bomba di Galli, 69-65, stavolta il vantaggio di Montecatini è più 4, attenzione Vico, Touré, blocco di Banti, sotto la palla per Banti, lob, Banti fuori per Touré, lo sgancio della bomba non va, ferro e rimbalzo Montecatini, momento topico della contesta, 5-43, portiamo con Touré, evitiamo il tiro a Montecatini, Maini, abbiamo ricacciato indietro Montecatini che stava per mettere palla a canestro. Maini, blocchiamo Maini,
la bomba infinita di Meini. Montecatini scappa a forza di bombe. 5:26, esplode la tribuna montecatinese. 72 Montecatini, 65 Firenze più 7. Le bombe di Meini e di Galli, canestri di Zanini, Cipriani e Giorgi fanno male, laddove stiamo sbagliando effettivamente un po' troppo, non troviamo la calma necessaria dei piedi piantati per terra, le scelte buone al tiro. E allora è un tentativo di rimonta da fare in 5 minuti e mezzo. Nicolai prova a far capire ai suoi quello che vuole, quello che serve, quello che deve essere fatto. Allora ripartiamo con Becchi alla rimessa, il Marin serve 5 minuti e 26 da Fiorentina All Food con la F maiuscola. Finale gara insidiosissimo. Rosso blu arroccati su Super Meini. Si riparte. Berti schema 2. Berti. Blocco di Banti. Vico è il ferro e non va. Tiri scordinati sempre di Vico. Meini, attenzione Meini. Meini, blocco, la bomba di Meini stavolta è un mattone che va fuori nonostante provi in elevazione Moretti a catturare il pallone oltre la fettuccia bianca. Allora recuperiamo un pallone, 4:56, ma è passato un minuto. Dobbiamo andare a due bombe consecutive, forza! Allora, Berti, attenzione, fallo di Marengo su Vico. La rimessa a Firenze, tre falli ospiti, un solo di casa a 4:49. Vediamo di andare a trovare falli e far passare quota 5 a Montecatini. Allora, Berti alla ricezione, fatta. Vico, lontanissimo, blocco di Banti, Vico, punta, sospensione di Vico, ancora un errore di Vico, che sta giocando un no match alla Giappameno. Non va la bomba per fortuna di Marengo, ferro che ci vuole bene, Berti, Iattoni. 4:17, continuiamo a non segnare, Iattoni, ferro e non va, tocca Berti, rimbalzo Montecatini, Galli, attenzione, siamo uno in più, poi riappaiamo il mismatch in campo nella zona difesa Firenze, Meini, 3:59, la vedo brutta, Meini, Banti, Meini, fa buona guardia Manti, Meini va all'appoggio squinternato, Savoldelli si ferma, il passo sotto per Iattoni, il canestro di Iattoni che ci dà un po' di fiato, 4 di Iattoni, 72-67, meno 5 Firenze a 3:35, allora via Savoldelli, dentro Touré per cercare un po' di fantasia. E 35, rimessa Montecatini, Moretti, Iattoni, Galli, attenzione, fallo di Iattoni. Iattoni fallo,
secondo fallo casa, rimessa Malengo da destra, 3.29. Si può fare tutto al contrario di tutto, ma l'arbitro va a calmare Nicolai, gli dice attento alla prossima, ti do il tecnico. Allora Malengo da destra davanti alle poche presenze, rimessa Montecatini, 3.29. Vediamo tutti i mismatch sulla rimessa, la rubiamo il Berlino, perché poi Montecatini la tiene con Malengo. Malengo fuori per Maini, l'entrata di Maini è sbagliata, per fortuna scappa Berti, la palla per Touré, Iattoni da tre, Ferro ancora una volta la teniamo con Berti. Vico, mamma che finale, blocco di Banti, Vico, Berti vuole Banti sotto, parte palla avanti perché trova una mano a sporcargliela, il passaggio, 2.48, la vedo malissimo, non abbiamo il tempo, e né a fallo di Berti da dietro, questo è grosso come una casa. Terzo fallo Firenze, terzo fallo Montecatini, che pare? Allora, via Malengo dentro Cipriani per Montecatini. Rimessa Montecatini, 2.43. Si assottiglia il tempo necessario per completare la rimonta. Rimessa Montecatini. La ruberemmo? Sì, la rubiamo a Maini. Rimessa squinternata di Montecatini. Buon pressing su Maini. Palla Firenze, free ball. Urge un tiro da tre. E poi per giocarci tutti negli ultimi due minuti. Allora, Touré, Iattoni, sotto per Bastone. Bastone si palleggia sui piedi e non va bene. Stiamo regalando tutto noi, non è possibile. La palla Maini, cassaforte per Montecatini a 2.22. Serve un'altra palla rubata. Gesticola Bastone. Maini, Galli risale il perimetro. La palla... è una bomba sbagliata da Montecatini, Touré, ancora, Berti, tiro da tre sbagliato, non possiamo mai vincere questa partita, non la mettiamo più, canestro Ferro di Montecatini, piccolissimo, e allora va bene così, seconda sconfitta consecutiva, con seconda sconfitta casalinga del campionato per Firenze, chiede tempo. Mamma, regalato, sponda in attacco a Giorgi a 1.36. Allora, time out di Nicolai. Abbiamo sbagliato l'insbagliabile, ma ci regalano un altro pallone. Allora, un attimo di calma, a 1.36. Allora, 1.36 ci sarà, rimessa a Firenze, 72-67 più 5 a Montecatini. Allora, 40-26 Piombino a metà del tempo, poi Pavia vince a Cecina 75-74, San Miniato vince su Empoli 67-65, Vigevano sta esagerando sul terreno di Alba 72-59. Allora vediamo un po', tifosi montecatini che potrebbero intravedere di espugnare Firenze e rendere pan per focaccia della sconfitta dell'andata. Tornano in campo le squadre, allora Iattoni, Berti, Bastone, Touré e Vico per la remontata, 1.36. Vediamo, la rimessa a Firenze in zona di attacco, passaggio, smarcamento, tiro da tre, bomba e
poi vediamo chi l'ha più duro. Berti, Vico, blocco di Iattoni, Vico, Vico, lo scarico per Bastone e Iattoni che sbaglia un appoggio, lo farebbe anche un ragazzino, incredibile, non segniamo più. 1-20, Meini, non far fallo, dice Nicolai, non far fallo, lasciarlo tirare Moretti, fallo lo fa Iattoni che ruzzola addosso a Moretti. Quando si dice che non rispetti le chiamate del coach, via Iattoni, dentro Savoldelli. Quarto fallo, per fortuna non è libero, ma è rimessa da fondo campo Montecatini. 1-11, 71 secondi di speranza, però bisogna rubarla e fare una bomba. Però più che lo dico e più che non lo fanno, che ti devo dire? Meini, e allora è messa in cassaforte per 12 secondi almeno. Meini, 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 Bastone, Meini, la bomba non trovata, salta Vico, ma l'ultimo tocco è di Cipriani. 55 secondi, palla a Firenze. Non dico più niente, non dico più niente, vediamo cosa succede. Vico, Vico, però bisogna muoversi ragazzi, perché se no Vico da tre non entra, non entra, non entra più, non entra più. 40 secondi, se Montecatini perde questa partita mette un cielo in chiesa. Meini ghiaccia la palla per altri 12 secondi e ci lascia gli spiccioli che non servono a niente. Meini, fallo sul flash di Meini, liberi per Meini stavolta, quinto fallo Firenze, 25 secondi al termine. Brutta partita di Firenze, nel quarto tempo non abbiamo più segnato. Allora, 25 secondi al termine, all'andata l'ho gufata, Meini ai liberi. Cosa posso dire adesso? Stavolta mi devo astenere. Allora, se Meini segna è gara finita, se Meini non segna, allora Meini, Meini sbaglia il primo, attenzione. Allora, sempre 5, Meini al secondo libero, Meini sbaglia anche il secondo. Allora, Touré che da 3 non la mette, la rimessa alla Modena che ne è andata, la bomba di Touré, non abbiamo più segnato. Punteggio del quarto quarto, 6-5 Firenze, incredibile. Sai il parziale di Montecatini nel quarto quarto e purtroppo 17 secondi di messa Montecatini, che ormai è a un passo dall'espugnare il
pala San Marcellino. 19:42 alle 20:30 al Franchi scendono Fiorentina ed Inter. Allora, perdiamo una buona occasione. Allora, rimessa per Empoli in zona d'attacco, per, non ci capisco più niente, per Montecatini in zona di attacco. 17 al termine, fallo sistematico. Fallo sistematico, eccolo là. Il secondo. Fallo su Meini di Berti. Vediamo. Quello di prima, 0 su 2 di Meini. Nemmeno il miglior indovino del mondo. Però Meini è sempre lì, altri liberi. Vediamo se abbiamo scelto l'uomo giusto. Meini lo mette. E con questo è gara vinta la Montecatini. Staffa 67-74. Drucker non va, non va, non entra mai, non entra mai, non entra mai, non entra mai, finita, finita. Montecatini espugna San Marcellino, vince 74-67. I punteggi, fammi fa conti, Madonna benedetta, cazzalola. Io boh, un minuto, cazzalola. A posto, vieni. Allora ci accomiatiamo con i tabellini di fine partita.
Allora, andiamo a vedere quello che è successo in campo a San Marcellino. Allora, All Food Fiorentina Basket, Drucker, Vico 18, Bastone 21, Savoldelli 3, Iattoni 4, Berti 4, Touré 9, Vanti 4, Bianconi 4, Udom 0, Montecatini, Maini 14, Galli 7, Zanini 14, Moretti 7, Marengo 14, Cipriani 15, Giorgi 2. Fa Montecatini, batte Firenze 74-67. Questa sera vi lasciamo qui perché devo correre. Quando rivedrete sarò già arrivato al Franchi, ma alla fine di questa telecronaca devo scappare allo stadio. 20:30, sono le 19:48, 20:30, calcio d'inizio di Fiorentina Inter. Buonasera da Stefano Ballerini, alla prossima.